Ora è di vera passione per tanti cittadini di Borgotaro che da ieri, a causa di un grave guasto all'acquedotto del capoluogo, sono senza acqua potabile o con pochissima erogazione della stessa. Le proteste non mancano. Cambio della guardia ai vertici di Montagna 2000. Dopo diversi anni il direttore Mauro Bucciarelli lascia e al suo posto subentra Emilio Guidetti con numerose esperienze nel settore ambientale. A Orio di Solignano lunedì sera alle 21.30 si terrà il terzo incontro del gruppo di lavoro Più Valore alla Terra, al quale sono invitati a prendervi parte cittadini, agricoltori ed allevatori. Daniele Leonardi e Rocco Bruno Todaro sono a metà del loro viaggio in bicicletta, 1200 km da Borgotaro a Cutro per aiutare Walter Belli. Domenica alla partenza in tantissimi hanno voluto salutarli. Il sindaco di Berceto Luigi Lucchi traccia per noi un bilancio di quest'estate 2015 ormai agli sgoccioli e lo fa ricordando i tantissimi appuntamenti che hanno animato come non mai il paese. Il fungo IGP di Borgotaro e la Valtaro sono tornati protagonisti di una vetrina nazionale grazie alle pagine del Corriere della Sera che ha dedicato un ampio articolo al Re dei Boschi. Una buona serata telespettatori di RTA, ben ritrovati all'informazione locale. Allora è un'estate davvero di passione per tanti cittadini del capoluogo valtarese che ciclicamente, troppo spesso, si trovano a fare i conti con la mancanza o la carenza di acqua potabile. Sta succedendo anche in queste ore. Ancora infinite ore di passione per i tantissimi cittadini di Borgotaro che da ieri pomeriggio sono rimasti senza acqua o con pochissima erogazione. La causa? Un guasto sulla condotta principale dell'acquedotto di Nola nel capoluogo che ha generato per l'appunto il verificarsi di cali di pressione e carenza di erogazione anche prolungate in vaste zone del capoluogo della Valtaro. Tutto il personale operativo della società Montagna 2000 è stato attivato dal pomeriggio di ieri per la tempestiva riparazione per il ripristino nella normale erogazione. Malgrado il comunicato della società, il malumore è però ormai alle stelle, così come i disagi. Manca l'acqua per lavarsi, per le normali esigenze igieniche, per preparare da mangiare, nelle abitazioni private ma non solo. Ed è un problema, fanno notare i cittadini, che va avanti da diversi anni in verità e che quest'anno, in particolar modo in questa estate, si è riproposto troppo spesso e per periodi troppo lunghi. Il disappunto della popolazione è legato non solo alla mancanza o quasi di acqua corrente per tante ore, ma anche alla bolletta di Montagna 2000 che, rotture o meno, deve comunque essere pagata e non tiene conto dei continui disagi. Quello che non ci va giù, ci dicono alcuni abitanti, è che il servizio che viene erogato peggiora sensibilmente, mentre i costi in bolletta non diminuiscono. Anzi, ci chiediamo perché dobbiamo continuare a pagare, malgrado i disagi continui e i problemi che si ripresentano troppo spesso. A gestire il servizio idrico integrato nei nostri comuni, come sapete, è Montagna 2000, che proprio oggi segnala un cambio della guardia ai suoi vertici. La società di servizi idrici integrati e servizi comunali del territorio delle valli del Taro e del Ceno dallo scorso lunedì 7 settembre ha cambiato direttore. Non è più Mauro Bucciarelli, ma al suo posto è subentrato Emilio Guidetti, che vedete nella foto, e che ha una lunga e variegata esperienza in aziende sia pubbliche che private del settore ambientale. L'amministratore unico della società Gianfranco Saetti ha ringraziato da parte sua dei soci e dei dipendenti Mauro Bucciarelli per i lunghi anni di generosa dedizione all'azienda e ha dato il benvenuto al nuovo direttore. Cittadini, agricoltori ed allevatori sono invitati all'incontro organizzato per lunedì prossimo 14 settembre alle 21.30 a Oriano di Solignano. Si tratta del terzo incontro del gruppo di lavoro Più Valore alla Terra e l'ordine del giorno previsto sarà suddiviso in tre punti. Coltivare grano duro si può, con la preparazione di un protocollo produttivo specifico in base alle esperienze di quest'anno in zone vicine alle nostre. Poi programma di sviluppo rurale Regione Emilia-Romagna per gli anni 2014-2020 con approfondimento al bando insediamento giovani e infine agricoltura integrata. L'obiettivo dell'incontro è di inventare, progettare, ricercare, condividere tutte quelle opportunità favorevoli per gestire il territorio con coscienza, ricercando benefici per la comunità e per la persona.
Ora cambiamo completamente pagina e argomento e parliamo del viaggio in bicicletta che quattro ciclisti capeggiati da Daniele Leonardi e Rocco Bruno Todaro stanno realizzando proprio in questi giorni da Borgo Taro a Cutro per sostenere Walter Belli. Sui social media, in particolare su Facebook, potete seguire la loro avventura perché tutti i giorni, per più volte al giorno, postano le loro foto per farci vedere dove sono. Praticamente sono a metà del viaggio. Quello che sta per concludersi è stato il quarto giorno in bici per Daniele Leonardi, Rocco Bruno Todaro e altri due ciclisti. Insieme i quattro stanno attraversando l'Italia per raggiungere Cutro, in Calabria, 1200 km in bicicletta da Borgo Taro, con partenza domenica scorsa per sostenere Walter Belli, lo sfortunato biker bardigiano rimasto gravemente ferito in un allenamento e che necessita ora di cure costose. Il loro viaggio si concluderà sabato 12 settembre. Daniele, Rocco e gli altri due compagni di viaggio ci aggiornano spesso sui social media e il loro viaggio sta proseguendo alla grande. Sono addirittura oltre la tabella di marcia prefissata e tengono una media di 170 km al giorno. Una iniziativa, la loro, che ha ottenuto un grande clamore mediatico e che vede due comunità, Borgo Taro e Cutro per l'appunto, unite in questa particolare occasione di solidarietà, come già era accaduto quest'estate per sostenere il piccolo Thomas Brigati e che in futuro porterà alla realizzazione di altri progetti insieme. Ma riviviamo i momenti che hanno preceduto la loro partenza dal capoluogo della Valtaro, dove davvero in tanti hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Tanti amici questa mattina con grande passione si sono ritrovati per augurare in bocca al lupo il buon viaggio a quattro ciclisti borgotaresi che hanno aderito a questa iniziativa promossa da Daniele Leonardi e a cui hanno aderito in tanti amici grazie al supporto della Dallara che ha realizzato dei mezzi particolari in carbonio, leggerissimi, dedicati a questa manifestazione e a tutti gli sponsor e a tutti i sostenitori che hanno reso e stanno rendendo possibile, ricordiamo che è ancora possibile, anzi vi invitiamo tutti a donare risorse per questa iniziativa e per Walter, quindi una bella giornata, un in bocca al lupo da parte nostra, da parte anche dei comuni di Bardi che è qui con l'assessore nostro, assessore allo sport, da parte mia, l'in bocca al lupo e buon viaggio, grazie per quello che avete fatto e per quello che state facendo, grazie mille. Allora, prima di tutto crepi il lupo e questa iniziativa volevo sottolineare che è nata da Rocco perché era un suo desiderio ormai da tempo e è stata una grande occasione quella insomma, di poter lavorare per raccogliere fondi per Walter, quindi noi siamo pronti e non vediamo l'ora di partire. Io ringrazio tutti, gli amici di Borgo Taro, gli amici del sindaco, gli amici accompagnatori, i fratelli di Walter, i miei amici di Cutro, che i miei parenti che sono venuti da Parma solo alla partenza. Comunque un bocca al lupo me lo do anche da solo perché non è facile. Adesso... Presenti alla partenza anche i due fratelli di Walter Belli. So che vi fermerete anche da Walter a trovarlo quando passerete da Vico Fertile, lui è la carico che vi aspetta, quindi per vedere soprattutto i carrelli della Dallara, che ho buttato un occhio, sono fantastici, quindi voglio vedere se c'è qualche piccolo motorino dentro che magari vi aiuta, ma non credo. Comunque in ogni modo poi noi cominceremo anche a fare la 12 ore di nuoto, c'è un po' freschino ma ci scalderemo. In bocca al lupo. Io faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto il viaggio e va bene, ecco, tutto qua. Non posso far altro che ringraziare anche a nome dell'amministrazione di Bardi e poi di tutto il paese per questa iniziativa e soprattutto per il pensiero all'amico Walter. Niente, grazie e in bocca al lupo. Borgo Taro con un nuovo appuntamento con la storia all'interno del progetto Scopri Borgo Taro. Questo venerdì alle 16.30 con partenza da Piazza Manara, visita guidata con Giacomo Bernardi alla scoperta delle bellezze del centro storico di Borgo Taro. Per informazioni dovete rivolgervi all'ufficio informazioni turistiche 0525 96796.